Se il culto del bello, il lago, lake, è ciò che attrae sull'area migliaia di turisti, il saper fare, il make, è il vanto di un territorio da sempre operoso. Valorizzare, mettere in rete e salvaguardare il patrimonio di impresa del territorio per trasmettere a giovani e famiglie la nostra cultura di impresa e affascinare i turisti con le nostre eccellenze produttive. È un progetto, insomma, che dà questo spazio e questa opportunità di cambiamento, di integrazione, scusate, rispetto a quella che è la proposta turistica, del nostro territorio, che è sempre sostanzialmente, basata sul lago, no? Quindi sul nome del lago di Como, così importante, così positivo, con tutto quello che comporta. E le altre azioni che la Camera di Commercio sviluppa, c'è cioè Giuseppe Rasella che lo può dire meglio di me, però questa opportunità di andare a realizzare un percorso di turismo legato al saper fare, quindi all'industria, alla manifattura, alle persone che hanno avuto la capacità di realizzare delle attività importanti anche a livello professionale nei nostri territori, effettivamente è un elemento che completa quella che è una proposta. Make Como, saper fare, far sapere, vuole essere la prima esperienza innovativa di museo diffuso della cultura di impresa comasca. I luoghi del saper fare della provincia di Como, oggetto di interesse del progetto Make Como, sono insediamenti emblematici che compongono il patrimonio produttivo del territorio e raccontano il processo di sviluppo economico che lo ha segnato. In quanto componente della commissione di valutazione dei progetti emblematici della Fondazione Carme, ho creduto fortemente in questo progetto che ha il grande merito di esaltare aspetti del nostro territorio, della nostra cultura, della vita della nostra comunità, non sempre visibili e a tutti perché legati al lavoro dell'industria e quindi alla vita quotidiana. A conclusione degli interventi compresi nel progetto più di 10, sarà fruibile un percorso culturale che tocca tutta la provincia, da Gravadona a Cabiate, da Loreo d'Erba a Ronago, nel quale riconoscere il valore della creatività delle genti lombardi nei vari settori della produzione artigianale e industriale del territorio, trasmettere questo valore a turisti e generazioni future. La provincia, oltre che come ente d'assistenza ai comuni, partecipa anche con un intervento che prevede la ristrutturazione di alcuni spazi del liceo classico Volta per la realizzazione di un'esposizione permanente dedicata al tema della vis comensis, della storia e degli uomini che hanno fatto grande e forte la nostra terra. La Camera di Commercio di Como rientra nella squadra di partner di un progetto non prevedendo un intervento strutturale diretto su alcun bene o località, bensì con un ruolo che prevede l'apporto al progetto di una consulenza scientifica e culturale per lo sviluppo della piattaforma contenutistica di Make Como. Un progetto che sarebbe opportuno allargare, quindi condivido le osservazioni fatte da Fabio Dadati, allargare anche sul progetto di Make Lecco, quindi sugli emblematici lecchesi, per completare un territorio che è unico, il territorio del Lago di Como, dell'area ovviamente lariana. Make Como mira alla rigenerazione di aree urbane ed extraurbane a forte connotazione produttiva, in cui il processo di industrializzazione prima e di deindustrializzazione a seguire ha determinato una profonda metamorfosi dei luoghi. In queste aree il legame fra la storia dell'impresa e il territorio è molto stretto, sia dal punto di vista sociale che urbanistico e culturale. Il mio lavoro consisterà nel realizzare una comunicazione intanto fisica, quindi la realizzazione di materiali informativi, intanto di un itinerario che colleghi i luoghi simbolo del progetto, insieme magari anche a altre emergenze che sono sul territorio, che non sono attualmente incluse nel progetto. E la realizzazione di ovviamente pannelli informativi come ogni itinerario che si rispetti, integrati anche eventualmente da contenuti aggiuntivi che le tecnologie oggi ci permettono, una promozione a livello fieristico, possiamo dirlo a questo punto che se lo diciamo, il primo evento sarà la partecipazione alla fiera del settore B-Industrial di Barcellona dal 1 al 3 aprile prossimi.
E poi ovviamente tutto l'aspetto di comunicazione digitale, oggi imprescindibile, che coinvolgerà tutti i partner del progetto, che forniranno materiale che poi noi, che poi io insieme alle persone che collaboreranno con me, utilizzeremo per raccontare a un pubblico locale, italiano e anche potenzialmente internazionale, quelli che sono le storie che sono poi il vero valore aggiunto di questo progetto, come diceva prima benissimo Andrea Camesasca. Obiettivo primario è quello di recuperare, valorizzare e creare interesse sul patrimonio imprenditoriale del territorio. I risultati che il progetto Make Como intende raggiungere prevedono la realizzazione di un percorso tematico diffuso sul territorio della provincia di Como che metta in rete i luoghi di eccellenza della produzione locale del passato e di oggi, con la duplice funzione di attrattore turistico-culturale e polo formativo didattico per giovani e famiglie. La valorizzazione della cultura di impresa del territorio provinciale per creare nuova consapevolezza nei giovani riguardo le potenzialità della propria terra e delle iniziative imprenditoriali ivi localizzate. La realizzazione di un hub, punto di partenza e di arrivo del percorso, che ospiti la sintesi di tutti i contenuti proposti nei diversi siti di interesse del progetto. Insieme si vince, quindi abbiamo iniziato a lavorare su Lei Como, insomma i risultati sono lì, da 1.200.000 nice pen presenze a quasi 3.300.000, se questo è il dato di riflessione, ma un dato oggettivo importante, pre-Covid. Abbiamo lavorato insieme sul Make Como, portando dei contenuti e anche sfidandoci, perché signori, io dico, presentare un progetto di una riqualificazione di un edificio, vabbè, importante, ma come diceva Fabio Dadati, è un progetto esclusivo. Abbiamo lavorato sull'inclusione, sull'unione di 12 partner, 12 amministrazioni, 12 difficoltà, perché ognuno ha la sua amministrazione in ente di veste giuridica pubblica, quindi insomma ognuno oggi dall'aggiornamento dai dati siamo messi bene. Questo vuol dire che lavorare insieme, per me l'ECO è un obiettivo fattibile, è un obiettivo che crea sinergia con quello che abbiamo fatto, anzi sarebbe un errore limitarci, perché andremmo a acuire quelle legittime divisioni che naturalmente ci possono essere. Quindi Make Leco e Make Como devono diventare un tutt'uno, e perciò il buon raggiungimento di Make Como è uno stimolo in più per chi deve scegliere i prossimi emblematici. Scusate se mi sono spinto oltre, ma parlo a titolo privato. Ha ragione Ibello quando, tra l'altro Jacopo Ibello è presidente dell'associazione Save Industrial Heritage, giornalista che è scrittore, ha redatto la prima guida al turismo industriale. Ha ragione quando parla del patrimonio intangibile, la narrazione, la storia, quello che hanno fatto le industrie e soprattutto quello che hanno fatto questi grandi visionari che 50, 60, 70 anni fa hanno avuto il coraggio di investire in questi territori, sono un elemento d'attrazione, di narrazione, di cultura. Vorrei che questo modello di turismo rigenerativo venga sposato da tutti gli enti al fine di farne diventare una destinazione. Quindi non solo il turismo banale, fatemelo dire, della Villa di Cluny, ma anche il turismo culturale, il viaggio, la scoperta, quindi nuovi elementi, e stiamo vedendo che le MLM stanno gemmando nella nuova ricerca, nella nuova dimensione del viaggiatore.